Franco, non so se lo sa lui, ha raccontato che l'unica tessera che lui ha preso a 11 anni era del Partito Monarchico, che come sappiamo è morto Vittorio Emanuele di Savoia, di cui parleremo a breve, ma questa è stata anche una settimana nella quale si è riattivato il senso di rispetto delle istituzioni e tutto è partito da un'attivista, si chiama Franca Caffa, è diventata famosa anche suo malgrado, lei ha 94 anni, ha conosciuto quindi anche quel periodo storico, è qui con noi. Grazie Franca per aver fatto, stai, non ti alzare, figurati, per aver fatto da sola questo viaggio fino a Roma. Come stai? Bene. E che pensi delle dimissioni di Sgarbi? Io sono un po' sorda. Cosa pensi delle dimissioni di Sgarbi? Ma penso che doveva essere cacciato, non che gli si permettesse di risolvere un po' le questioni dando le dimissioni. Rivediamo la clip che ti ha, diciamo, reso famosa. Come giudichi questa celebrità estemporanea di questi ultimi giorni, per cui sei stata tanto cercata? E era la manifestazione del 27 gennaio e un carabiniere parlava così di Mattarella e sentiamo come Franca ha risposto. Con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente. No. E di che paese? Io non l'ho votato. Non l'ho scelto io, non lo riconosco. Non l'ho scelto io. Anche chi non l'ha votato. Dobbiamo sapere un po' di qua. Ecco, il viso di Franca è rimbalzato su tutti i telefonini e poi anche in televisione. Cosa pensi di questa tua popolarità, di questa che tutti ti stiano cercando? Io ho svolto un impegno politico indipendente a Milano per 30 anni, ogni giorno dalla mattina alla sera, nell'area dei senza casa, degli abitanti di case popolari in condizioni di degrado e di esclusione. E è stato molto difficile per me riuscire a dare qualche informazione sulle condizioni così ingiuste, frutto di politiche ingiuste, in cui abitavano, non abitavano, vivevano, tiravano sui figli i più poveri della città, ovvero Milano dei ricchi che diventano più ricchi, Milano delle cosiddette eccellenze, la Scala, l'università, la moda, cos'altro, e poi la Milano dei poveri, che io ho chiamato l'altra Milano. Sull'altra Milano ci è stato ben difficile far sapere la verità, la realtà. E ora sono qui e cercherò di dire qualcosa di quello che io conosco, che è nella mia esperienza. Hai ricevuto l'Ambrogino d'Oro proprio per il tuo impegno al fianco degli ultimi. Mi ha colpito una frase che hai scritto al sindaco Sala, citando il cardinale Martini. Tu dici, citando il cardinale Martini, giusto appunto, il problema più grave della società è l'ingiustizia. Quando hai capito che era quello il problema più grave? No, vorrei dire qualcosa di più a proposito del cardinale Martini. Io non faccio parte di chiese, di confessioni religiose, ma queste parole del cardinale Martini, il problema più grave della società è l'ingiustizia, io le avevo affisse nella sede del comitato dove ho svolto questo impegno per 30 anni. Altre parole del cardinale Martini mi sono state di ispirazione, di incoraggiamento. Una volta in Duomo, alla cattedra dei non credenti, si è espresso così: bisogna parlare sempre a fin di bene. E io devo dire che non mi sono mai proposta
di parlare a fin di male. Mi sembra giusto. A proposito di parole dette a fin di male, ci hai portato i tuoi volumi di scuola elementare e media, fascisti. No, no, elementare. Tutte e due delle elementari. Perché, come dicevamo, hai 94 anni, quindi hai vissuto la monarchia e il fascismo. Ecco, questa è stato qui che hai capito che le cose non andavano come dovevano, cioè che dovevi attivarti per cambiare la società, per essere a fianco degli ultimi, per combattere le ingiustizie, o l'hai capito dopo? Io ho frequentato 10 anni di scuola, dalla prima elementare alla quinta ginnasio, dal 35 al 45, al 25 aprile del 45, ho subito l'educazione del regime fascista. Io ero educata a considerare il duce il salvatore della patria, eccetera, e con molto entusiasmo, con molta passione. E quando ho capito? Ho capito quando ho finito il liceo. Avrei voluto studiare medicina, ma non era possibile, perché medicina è una facoltà che va frequentata e io dovevo lavorare. Ecco. Poi le e prime... quindi hai pagato sulla tua pelle il prezzo della mia origine operaia, di classe, della mia condizione di classe. Poi ho cominciato a lavorare, e cosa è successo? Pochi giorni dopo l'assunzione definitiva, passato il periodo di prova, alla Società di Navigazione Italia, con sede a Genova, viene indetto uno sciopero. Io non sapevo ancora niente di che cosa significasse lo sciopero, cioè, però sono stata a casa. Il giorno dopo il capo del personale mi chiama tutti quelli che non si erano presentati al lavoro. E mi domando, e al quarto piano, il piano della dirigenza, andava avanti e indietro il segretario della commissione interna. Mi dice, dica che non stava bene. Io entro e il capo del personale mi dice, perché non si è presentata? Io un po' spavalda così, 20 anni, ho risposto, c'era sciopero, no? E in realtà era la risposta giusta. La verità. 3-4 giorni dopo ero trasferita dalla prestigiosa sede centrale della Società di Navigazione Italia, le rotte dell'Atlantico, delle 4 società di navigazione di preminente interesse nazionale, a una sede decentrata. Che i colleghi anziani, un po' bonariamente così, perché le condizioni poi non erano così terribili, però la chiamavano la Caienna. Hai capito sulla tua pelle, Franca, vieni con me. Cosa volesse dire, vieni, no. Gene. Cosa ci ha ricordato, Antonio? Franca. Cosa ci ha ricordato, Franca? La devo accompagnare alla... Io sono il fidanzato della Bortone. Auguri. Sì. Io sono un atleta. Infatti. Vai. Scusami, allora, vieni, fa da sola, adesso, dai. I libri rimangono qua. I libri no, li prendiamo. Non ti preoccupare. Non... Li prendo io. Non sia mai che no, giustamente. Ma che bel giovanotto. Grazie. Che bella... Accomodi pure qua. Grazie. Ciao. Devo dire, Franca ci ha ricordato tante cose che pensavamo, che avevamo forse un po' dimenticato. Ma il re te lo ricordi? Sì. Cosa ricordi del re? Ma con l'inizio della prima elementare è cambiata la mia infanzia radicalmente. Io sono entrata nelle relazioni della storia. Sulla parete che avevamo di fronte ai banchi c'erano il ritratto Mussolini, di Vittorio Emanuele, della regina Elena col diadema, sotto il ritratto del duce con l'elmo, e c'era anche un crocifisso.
messo lì, meschino. Allora, chi, come sapete, Vittorio Emanuele di Savoia è morto stamane, aveva 86 anni. Ci colleghiamo con Giovanni Minoli che Vittorio Emanuele ha intervistato.